ritorniamo in diretta, siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo l'ultimo artista in collegamento telefonico che è Tony Ray. Ciao Tony, come stai? Tutto bene? Ciao Domenico, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Dai, si sopravvive, dai. Anch'io. Grazie a Dio, tiriamo sempre i nostri fili. Esatto. Allora, Tony, raccontami, perché da un po' di tempo che non ci sentiamo, raccontaci cosa hai fatto negli ultimi tempi e in più mi spiegherai anche i due brani che abbiamo scelto per promuovere, per far ascoltare i nostri radioascoltatori qui a Radio 107. Ma niente, devo fare un evento, se vogliamo, nazionale e anche internazionale, che si chiama Tony Ray Remembering Elvis, che è un recital, è uno spettacolo concerto con ballerini, insomma tante belle cose, al Teatro Ideal di Varedo, dove ci sono anche i biglietti, insomma si possono acquistare i biglietti su Ciao Tickets. E niente, tutto bene, domani sono in TV, poi verrà a riprendere tutta la kermesse Telesondrio News. E poi avremo anche un ospite dagli Stati Uniti, ma non voglio svelare niente, che ha conosciuto Elvis Presley. Questo quando, mi ripeti la giornata di questo evento, così almeno... Sabato 16 novembre, io sarò accompagnato da un'orchestra, ho anche 5 ballerine, oltre che Viviana Exo, che tu conosci, presenterà, che è una grande professionista, con tutto il rispetto per le altre persone, e poi niente, tu mi conosci, sai che io... Beh, mi conosci, lo sai come sono, e cerco di essere, non che lo sono perché non nessuno è, diciamo che cerchiamo di essere dei perfezionisti, e niente, c'è questo evento che mi è stato proposto in teatro, dove tra l'altro vengono anche programmati artisti di un certo valore, gente che ha fatto televisione, cinema, dischi, eccetera, capito? Ho capito, questo tutto il 16 dicembre, vuoi ripetere ancora? No. 16 novembre, sì, bravo. La location, ripeti, Teatro Ideal a Varedo, che è un bellissimo teatro, poi tra l'altro, guarda, con un ottimo palco, regia. Beh, poi Domenico, tu ci sarai, c'è anche una bella promozione a livello, con un comunicato stampa da parte di un giornalista famoso, non dico chi è, che è stato premiato, pensa, a Times Square, che la sua immagine è stata messa su un grattacielo di Manhattan, cioè scusa, di Times Square. Times Square. Ascolta, visto che il tempo è veramente tiranno, Tony, vogliamo anche parlare di queste due canzoni che faremo ascoltare? Ecco. Sì, una la canterò con la band, con l'orchestra lì, e mentre l'altra è pubblicata nei dischi a livello internazionale, che tra l'altro in questa compilation non ci sono solo io, c'è anche Little Tony, e Little Richard e vari artisti che tu conosci senz'altro. Sì. Beh, Little Tony, beh, comunque io voglio anche... sua figlia più volte, e mi ha raccontato degli aneddoti veramente piacevoli e divertenti, perché era un personaggio veramente, oltre ad essere un grande professionista, anche un simpaticone, un personaggio che mi ha raccontato, che è anche di grande cuore, perché diceva sua figlia che facevano magari un concerto a Bologna, poi magari il giorno dopo andavano a Bari, poi da Bari tornavano ancora magari in Trentino, facevano sempre, perché non avevano un itinerario che in modo di percorsi, ma facevano su e giù per l'Italia per accontentare tutti senza mai un programma rotina. Poi era anche molto generoso. Io l'ho visto due volte, una volta da Bonolis quando ero in TV, lui mi disse che il produttore che avevo io gli aveva riferito di me, che lui aveva i dischi anche con questa casa discografica. Io cantai da Bonolis, lui era ospite anche lui, e via dicendo. Comunque poi Bobby Solo, non so se l'aneddoto che aveva sempre raccontato, cioè Bobby Solo, cioè Little Tony gli ha sempre pagato la cena, non permetteva a nessuno di tirar fuori i soldi, pagava sempre lui il conto, ti capì? Sì, no, poi Bobby Solo abbiamo intervistato un po' di anni fa, sì, e devo dire anch'io. Che
C'era anche te, infatti, e devo dire che anche lui è un personaggio molto, molto simpatico. Due o tre volte ho avuto il piacere di far rete con lui, sempre per l'intervista, sempre a livello radiofonico, e mi raccontava aneddoti veramente anche dei musicarelli degli anni 60, quando lui ha fatto i grandi successi di Zingara e altre canzoni. Gente che ha fatto la storia della musica italiana. Ha fatto la storia della musica italiana, cioè, questi personaggi qua sono intoccabili perché sono nati proprio nell'epoca che nasceva tutto, cioè adesso è nato tutto, non si sa più che non si capisce niente oggi. Anche perché, come dicevo prima, un altro ragazzo che abbiamo intervistato prima ha detto, prima bene o male c'erano le case discografiche che sceglievano i personaggi, oggi si propongono da soli, ecco, poi tu devi scovarli su YouTube, invece prima c'era una selezione, quindi chi era valido spesso e volentieri andava in televisione e faceva successo, poi chi non aveva la stoffa mentale o ma anche artistica poi rimaneva a casa. Ma è questo che si sta inflazionando, esatto. Tutto, perché vedi, esatto. io che non sono nessuno, però non mi sono mai prodotto un album, ancora oggi ci sono discografici che mi chiedono, Tony, facciamo un album, ce li hai delle canzoni di Natale? E pagano tutto loro, hai capito? E purtroppo c'è tanta roba in giro, c'è tanta concorrenza, Domenico, e tu lo sai, ne abbiamo parlato tante volte. Comunque, ragazzi, quello che voglio dire è che io sto facendo questo Remembering Elvis, non è un tributo, non è un'imitazione di Elvis, è un cantante che interpreta un cantante con la sua voce, col suo modo di essere, di vestire e soprattutto di costruire lo spettacolo, che è una cosa a cui abbiamo lavorato tanto, io e Viviana siamo stati a costruire una scaletta, sai, le scenografie di qua di lei, è inutile che ti spiego bene o male. No, anche perché il 16 chi sarà presente potrà comunque ammirare e verificare con i propri occhi tutto il lavoro che tu hai fatto dietro le quinte per poi creare uno spettacolo che possa piacere a tutte le persone che saranno presenti. Certo. Ascolta, presenta le due canzoni che anche descrivi brevemente. Beh, ragazzi, che cosa vuoi raccontare? Vabbè, Suspicious Minds è un pezzo cazzo stratosferico. L'hanno fatto anche lì Cannibal, lì come si chiamano quel gruppo lì? Bravo, ma prima di loro l'ha fatta Elvis, perché è una canzone che ha consacrato Elvis in tutto il mondo. È stata la rinascita di Elvis negli anni 70, perché tutti lo davano come dire, ah, ormai Elvis è finito, invece Elvis è arrivato, e ha spaccato in due, scusa, ho fatto la nota musicale, no, perché mi viene... Invece poi il secondo brano, perché io guardo anche l'orologio purtroppo... Sì, I Want You With Me è un rock and roll di Elvis, esatto. Che alla fin fine, che poi tra l'altro anche Rita Pavone, che ha conosciuto Elvis Presley, ha voluto fare un cover. Comunque sentite le mie versioni, ripeto, non imito, Elvis è inimitabile, per cui Elvis va interpretato. Ascoltiamo questi due brani, tu non andare via e poi ci salutiamo dopo. Saluto tutti poi... in studio, anche Arienti, che è venuto anche a vedere il nostro evento, ti ricordi? Sì, ciao Tony, ciao caro, come stai? Sei forte, capito? No, stiamo partendo con la musica. Vai. Facciamo i commenti dopo. Dai, ok, ciao. We're calling a truck, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you do to me? When you don't believe a word I say. We're suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So wonderful, friends I know, stop by and say hello. Whoa.
to see suspicion in your eyes. Here we go again, asking where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. On suspicious minds, and we can be like dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive. Oh, dry the tears from your eyes. Let's all have a good friend die. But honey, you know I never, never liked you. Yeah. Red car and a truck. I can't walk out because I love you too much. You know, why can't you see what you do to me when you don't believe what I say? Well, don't you know, a car and a truck. When I was little, my mama sent to me, so now you find a love lost, a train, a chain, a link. I want you with me, everywhere I go. Please don't leave me, baby, I love you so. I'll be the rule, that's so I word. If you were ever the same way, where were we, the man, girl? I want you with me. In everything I do, I want you, baby. I want you, baby. You alone, baby, baby, I'm in love with you. I want you, baby, baby, I'm in love. There is a mountain that I can climb. If I'm on a jam, I'm falling on the jam. I want you with me. Every night and day, I want you, baby. I want you, baby. You can make me happy. Don't you go. We're region farm. If you would have a big advice, so back you back home. I want you with me. You know I love you so. I want you with me. Well, I want my baby. Never ever let to you go. I want you with me. Yeah, I want you with me. I want you with me. I want you with me. Bravissimo Tony Reni, faccio ovviamente in bocca al lupo per le due serate, ci vediamo presto, prossimamente, e quindi poi quando hai altre novità facci sapere, chiamami così facciamo un'altra intervista, ok? Va bene, saluti a tutti, ciao ragazzi, ciao, ti saluto a tutti, ciao, ciao.